Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenasco, sempre affiancato dal carissimo Kerren, e siamo già al match point. Ebbene sì, siamo al terzo game e potrebbe essere l'ultimo. Siamo al terzo game e potrebbe essere l'ultimo non solo a livello probabilistico. Siamo a dire potrebbe essere l'ultimo perché effettivamente i Rogue sono su un treno che non sembra voler fare delle fermate oggi. I Rogue stanno giocando uno stile di gioco molto semplice anche, non stanno neanche scoprendo carte o nervi pur di andare a lottare a testa alta contro i loro avversari, perché purtroppo adesso ci troviamo a doverlo sottolineare. I Misfits si sono presentati abbastanza impreparati alla giornata di oggi. Definirli impreparati è un eufemismo, perché proprio si sono preparati letteralmente ripetendo le stesse cose che fanno sempre. Come quando vai in palestra, ti danno il primo piano e fai quello con gli stessi identici pesi per mesi e mesi e non cambi mai i pesi, non cambi mai gli esercizi e rimani bloccato su quella forma e ti chiedi perché sono bloccato su questa forma? Diciamo che è un po' la palissiano. Nel frattempo vedi che arriva il gigacciadissimo di turno che praticamente solleva te e tutta l'attrezzatura con una sola mano e dici: ma due mesi fa non era così grosso. Come ci è arrivato a fare queste cose? Come ci sono arrivati i Rogue? Perché i Rogue comunque stanno nuovamente draftando per impedire ai Misfits di giocare. Questo è un dettaglio nel quale voglio entrare, perché quello che poi vediamo ovviamente in partita è una differenza manifesta su tutta la linea. Tutta la linea. In partita quello che vediamo sì. Sono i Rogue che giocano meglio l'early, sono i Rogue che ruotano meglio, hanno un migliore controllo degli obiettivi, insomma, fight migliori. Mettetela come volete, i Rogue in questo momento sono qui per vincere e in maniera convincente. Ma come ci stanno arrivando a vincere in maniera convincente? Primo game abbiamo visto i Misfits cercare di draftare una composizione tramite Leona Zoe, che voleva giocare molto sul pick fuori posizione, voleva giocare molto sul gioco di mappa, quindi sull'1-3-1 o sull'1-4. Avevi anche dei campioni che in quello potevano giocare abbastanza bene. Shen Zhao, Zeri sono dei campioni che possono disingaggiare molto facilmente un ingaggio frontale e continuare a fare DPS poi nel frattempo. Abbiamo visto Neon pilotare un'ottima Zeri. Per quanto riguarda il game 2, questa cosa si è trasformata invece nel giocare proprio i loro campioni. Saya della Eternità, ottima nelle mani di Neon, di nuovo un gran giocatore. Zlatan, Lee Sin, B1, storco il naso e poi spieghiamo perché. Di nuovo, non sono piani di battaglia che stanno funzionando contro i Rogue, perché nel primo caso hai semplicemente ovviato al problema del pick fuori posizione non presentando qualcuno fuori posizione. I Rogue hanno draftato teamfight e hanno giocato perma teamfight. Non si sono mai separati, non hanno dovuto mai giocare separatamente gli scenari, perché purtroppo i Misfits, non avendo preso vantaggi in early game, non li hanno messi nella condizione di doverlo fare, perché non avevano un buon 1-4 per forzarli a farlo. Game 2. Irith cancellato. Lo scaling arriva da Camille? No, se Camille non esiste. E di conseguenza poi puoi giocarti il resto della mappa come: oh no, stiamo farmando più minion di voi e non stiamo morendo. Sarebbe davvero un peccato se avessimo scelto dei campioni migliori dei vostri per scalare. Già Felios contro Xayah da letalità, già quello era uno dei motivi per i quali quasi andavamo ad auspicarci il vedere una Xayah che cambia binari e torna dopo i buff sulla possibilità di critico, perché purtroppo Xayah da letalità hai una finestra, se non ti inserisci in quella finestra non ne rimangono più aperte. Nonostante questo, ti ripeto, Neon comunque al momento MVP della sua formazione. Sì, ma essere MVP della casa che sta bruciando non è proprio il massimo. Beh, dipende. Se è una casa in fiamme stile Final Fantasy, tipo il boss, quello con la bocca, gli incantesimi e i propulsori a caso, in quel caso è interessante. Ma purtroppo non è questo il caso. No, decisamente non è questo il caso. E ricordiamo, abbiamo di nuovo i Misfits che saranno sul blue side. Sì, quindi scelta loro, ricordiamo. Sì, perché ogni volta che vai a perdere puoi selezionare il side dal secondo game in poi, quindi puoi metterti comodo a scegliere il lato che dovrebbe aiutarti, ma Non con B1 Lee Sin. Quindi serve comunque i Misfits utilizzare questo lato di mappa non solo per cambiare le carte in tavola e cercare di confondere tra tante virgolette dei Rogue che oggi sembrano tutt'altro che confusi. Ti serve per prendere dei pick validi, forti. Per questo non volevo vedere quella Caitlyn bannata blue side, perché stai dichiarando ai tuoi avversari che non vuoi giocare quella strategia, stai dichiarando ai tuoi avversari che non sei pronto a combattere sul loro stesso terreno. Signore e signori, ci siamo! Terzo game della serie, Misfits blue side, Rogue red side, i ban, vediamo come si evolvono. Twisted Fate verrà sempre bannato contro Larsen, sappiamo che i Rogue lo sfruttano troppo bene. I Rogue bannano costantemente Jinx, costantemente.
sanno che Neon è una minaccia e quindi mettergli in mano un campione che, se fanno un errore rogue, prende e vince un teamfight da sola, non è proprio il massimo. Rimosso, no, ancora una volta, infatti. Victor, rimossa anche Zeri, quindi rispettano tantissimo Neon. Jinx nella 12.5 rimane il primo pick per presenza globale all'interno del competitivo. Non è così opprimente come prima nei primi livelli, però è questo il punto. Lo so, il problema è che in competitivo, specialmente con i cambiamenti di equilibri sulla corsia inferiore, è cambiato tanto. Quello torna ad essere ban Caitlyn e B1 Lee Sin, i Misfits. Va bene. Testa dura contro al muro. Questa è la partita dove i Misfits ci faranno capire se si rompe prima la testa o il muro. E storicamente parlando, la casistica è stata molto a favore dei muri nella storia. Ma proprio in tutta la storia dell'umanità, almeno nella per ora. Nella storia dei Misfits, principalmente, perché i Misfits, l'abbiamo detto, i Rogue sono il loro peggior avversario storico. Mannano Hecarim ovviamente i Rogue, giustamente un jungler semplice d'impatto potrebbe essere troppo pericoloso da affrontare. Selezionano Aphelios. Possono selezionare Volibear di nuovo, proprio ristampare la stessa identica draft di prima. E... anche perché non sono campioni che soffrono i pick avversari, sai già che cosa ci sarà in giungla e quindi sai già di poterti giocare il matchup con Volibear. Aphelios neutralmente valido. Oh. E Nevermind, cambiano registro e quella sembra voler essere Diana. Beh, no, Nevermind, no, vanno di Jace. Okay. Decidono di prendere subito la corsia superiore per evitare che possano prenderselo invece i Misfits. Esatto, perché comunque Volibear difficilmente lo andranno a mettere top a questo punto, pur di portarlo via a Malrang. E anche in quel caso ci potrebbe essere molto comodamente qualcosa con Diana in risposta. In prima rotazione? Non... e vai, non a vai a cambiare il ritmo sulla corsia centrale, perché prima erano Xayah, che è appena stata selezionata, e Syndra, giusto? Sì, Syndra, sì. Oh, ma mi sto già dimenticando di più. Sai quando una Syndra ha così poco impatto che te la dimentichi? Dici, ecco. Che cosa c'era mid? Era un problema. A questo giro sarà LeBlanc, però. Ok, LeBlanc ci dà dei ritmi abbastanza diversi, perché comunque è un campione che può permettersi di andare più in profondità, è un campione che soprattutto dà di nuovo a Vitio quella responsabilità individuale di cui parlavamo prima, quindi almeno i Misfits in questo vanno a cambiare il loro registro. Abbiamo però un cambio di direzione, non sarà il lock sulla giungla quello che andrà a caratterizzare la prima rotazione dei Rogue. Paradossalmente sono forse i Rogue a cambiare più di quanto siano i Misfits a cambiare in questa terza partita, forse andando anche a comprendere le intenzioni degli avversari. LeBlanc cerca di andare in, può immobilizzarla istantaneamente con un basic, e a quel punto è difficile andare out, perché diciamo che i danni non mancano ai Rogue. Ed è così che arrivò finalmente in competitivo Malrang e il suo Nautilus Jungle. Spero di no, onestamente. Spero onestamente di no. Però c'è ancora tanto spazio per i Rogue per lavorare su qualcosa di difensivo e tranquillo, perché già comunque il danno viene coperto tranquillamente da Aphelios e Jace. Tu puoi andare, se non viene bannato, a mettere Volibear in R4 per poi lasciare la corsia centrale libera per dei counter pick diretti. Non sarà Ryze, ok, ma può essere tranquillamente ancora qualcosa come Lissandra, qualcosa come dei forti anti-assassini. Potresti giocare Nasus mid in questa partita e mi andrebbe bene, perché comunque il tuo obiettivo è non lasciare LeBlanc libera di snowballare e muoversi sulla mappa. È il tuo unico obiettivo. Gioca Galio a sto punto. Uno vale l'altro. Oppure semplicemente getti il guanto di sfida e ti vai a giocare qualcosa come Ari. No, più che altro pensavo a di nuovo a Zir. Te la giochi proprio sulla skill meccanica, sulla capacità di outplay. O a Kali. Jarvan per la giungla, okay, dei Rogue, loccate confermato. Misfits che hanno provato rimuovendo Ryze e Poppy a cercare di capire dove volevano andare a parare e vogliono lasciare il counter pick, sembrerebbe, la corsia centrale. Vogliono capire come si struttura tutta la draft dei Misfits, i Rogue, prima di decidere qual è il mid laner. C'era un over su Rakan, ma non penso sia questo il caso. O forse... ok, è comunque Rakan. Vuoi andare in roaming mid lane? Ma sei contro Nautilus, Aphelios in corsia. Non è una lane dove è semplice, immediato e intuitivo andare a prendere priorità in funzione del roaming. Se la giocheranno invece in topside su cosa? Tryndamere poteva essere sinceramente un'idea interessante, invece tornano su Camille. A questo punto l'idea che ci poniamo è... lo fanno? Io... allora, Kai'Sa va benissimo sulla corsia centrale. È un pick tranquillo contro LeBlanc, nel senso che, salvo errori diretti, non c'è la possibilità di... cioè, non c'è kill potential se Kai'Sa non fa degli errori. L'unico modo che LeBlanc ha di uccidere Kai'Sa è tramite l'outplay meccanico. Kai'Sa mid, che cos'è? È Corki sotto steroidi. È un campione che farma, prende potere magico e una muramana. A un certo punto vedi che le tue barre degli HP, come nelle due partite precedenti, non possono andare oltre la prima metà.
E la cosa assurda è che in questo singolo game ti puoi ritrovare con Jace che ti arrassa, poi Kai'Sa che ti arrassa, poi Aphelios che di Suprema ti arrassa. Per assurdo, Aphelios adesso è semplicemente un fulcro di ingaggio con il Gravitum, o un fulcro d'arrasso iniziale con l'Infernum, con il follow-up da parte di Jace e Xayah. Cioè, puoi giocartela in così tanti modi, semplicemente controllando le zone, nemmeno facendo team fight. Il punto è che qui hai tutto. Hai una draft che va a coprire tutto. Hai spacing da parte di Jarvan, e questo garantisce ai Rogue di utilizzare la funzione d'assedio della loro composizione con il doppio fulcro fisico e magico dalla distanza di Jace e Kai'Sa. Hai un ottimo team fight grazie comunque allo spacing di Jarvan, agli steroidi che Jarvan va a offrire al doppio tiratore, perché comunque è vero, stiamo parlando di una Kai'Sa AP, ma comunque Kai'Sa in corsia centrale va di pioggia di lame, ha kill potential nell'uno contro uno, quindi deve stare comunque attenta alle blanche a come si muove. E questa è una cosa che abbiamo già visto ad esempio in Corea, dove Kai'Sa è stato il 71esimo campione della carriera competitiva di Faker, dove proprio in un matchup contro le Blank non solo ha vinto, ma ha portato a casa l'importante record delle 15 vittorie consecutive, rompendo quello dei precedenti SKT, adesso record nelle mani dei T1. I Rogue di nuovo, una draft diff marcatissima. Vediamo se avrà successo anche questa volta, signore e signori, perché è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il terzo e forse ultimo game. Sappiamo che Lore sta intervistando Freddy. Probabilmente in questo momento gli sta chiedendo cosa mangeranno a cena. Non abbiamo l'audio dell'intervista, ma ci piacerebbe molto potervi dire che cosa sta succedendo. Freddy sottolinea che comunque la vittoria facile nelle prime due partite si tradurrà in una terza vittoria e che permetterà quindi ai Rogue di andare a mangiare in un locale molto sciccoso, proprio lì fuori dagli studi di Berlino. Fanno il kebab migliore di Berlino, ma riescono ad adornare molto bene i piatti e questo ci rende felici. Lore ringrazia a questo punto Freddy per i consigli culinari e ripassa la parola direttamente alla partita. Per fortuna so leggere il labiale. Trimby qua che ha cercato l'ancora della speranza, magari qualcuno era lì presente nel bush a controllare, quelli sì, impropriamente. Visione profonda da parte dei Misfits. Ultima volta che potete farlo, forse oggi, ragazzi, quindi mano agli hashtag. MSF win, RG win. Il tuo hashtag a chi va? Bandwagoner, proprio brutale in questo momento. Speedwagoner e Bandwagoner sono lì per i Rogue. Larsen, come dicevamo, pioggia di lame e ispirazione secondaria. È una Kai'Sa che, come vedi, Vitio sta rispettando. È una Kai'Sa che si posiziona aggressiva, nonostante sia contro le Blank. Le Blank non ha ancora sbloccato la spell, inoltre, quindi non ha ancora deciso come vuole giocarsi questo primo minuto. Oh, bravo Trimby! Oh, che bel controingaggio contro Mercer. Bravissimo. Trimby, però, per favore, basta, perché sennò ci rischi davvero troppo. Beh, Mercer non ha più una barra degli HP per lavorare, spreca tutte le sue pozioni subito. Trimby ha giocato in maniera abbastanza rischiosa, perché è andato lui di fronte a tankare il danno di Neon, pur essendo un Nautilus da potenziamento glaciale. Stavolta la direzione è diversa bot. Sapendo che il matchup a favore dei supporti va a favore dei Rogue, non hai bisogno di un Aphelios tranquillo con il piede lesto che deve farmare in tranquillità. Quello è un Aphelios d'attacco sostenuto. Giustamente. Corso centrale, per ora vediamo Vitio che prova a mettere un po' di pressione per quanto possibile a Larsen, che mantiene l'ondata di minion proprio sul bordo della struttura. Nessuna possibilità quindi di aggressione o di gank da parte di Zlatan. Zlatan che è già topside, dopo due campi decide di optare per il Gromp. Zlatan ha bisogno di dare copertura alla rotazione di Malrang. Malrang di nuovo Jarvan per lui con primo attacco, quindi possiamo aspettarci nuovamente il Jarvan low budget. Vitio va ad aggredire Larsen e trova una buona catena, ma Larsen non trova la detonazione del plasma. Vitio è stato fortunato, forse potremmo dire, in questo trade. Vitio, tra l'altro, un singolo autoattacco gli mancava per attivare anche la passiva di LeBlanc. Odo di nuovo. Oh mamma Irith. Tanto esposto, forse era un po' spaventato Odo, perché dice: aspetta, perché Camille mi sta correndo in faccia? Ma c'è per caso qualcuno? No, perché avevi visione oltretutto. Passa Jarvan, Malrang si prenderà largo granchio, immagino. Sì. E si sposterà poi verso la corsia centrale. O di nuovo top lane, semplicemente. Vitio va in profondità bot side. C'è visione nella trifronda, quindi si aspettavano che questo accumulo della wave fosse in funzione di un potenziale dive. Non c'è il livello 3 ancora, trovato livello adesso. Livello 3 adesso ottenuto, anche forti del Graviton, provano a immobilizzarne uno. Oh. E il trade volge a favore dei Rogue, nonostante il 3 contro 2. Che rischio! Non avevano nemmeno lì Alico, i Rogue, eh? È andata anche bene, se posso dirti la mia, perché comunque stavano rischiando ben più che un semplice trade sbagliato. Lì rischiavano di morire. Wave che adesso sta staccando topside invece, Malrang è già in zona, non è stato spottato. Andranno su Irith. Oh, teletrasporto midlane, quindi non potrà neanche intercettare questo tentativo di aggressione. Irith fa il livello 4 e quindi i Rogue decidono di lasciar perdere. Non ne vale la pena, è un rischio troppo grosso.
Iri è stato bravo a ingaggiare, perché comunque Malarang aveva già utilizzato tutto il suo kit. Sapeva che il kit di Jarvan fosse in cooldown e che quindi Jarvan non fosse un fattore nel trade di risposta. E con questo trade, Forzio Donne e Recall con una linea di congelamento. Bravo Irit. È un congelamento perché siamo sul bordo del bounce back, mi sa. Allora, teorica, dipende da come se la gioca sui Last Hit. La wave poteva permetterlo, ma Irit non ha tantissimo mana. Quindi è molto più interessato, secondo me, a far accumulare la wave con la successiva, portarla adesso in bounce back. Infatti lascia il minion cannone per ultimo, a tankarsi tutto il danno dei minion caster. Quello era un push di accumulo. Dipendeva da come andavi ad aggredire il cannone. Lasciare il minion cannone in vita significa che tutto il danno dei minion caster che avevano staccato due ondate dei Misfits si schianta su di lui, e quindi la tua wave non va a pushare finché non ne hai due. Mersa, che viene spottato da un lume di controllo. Però c'è Trimby, ed è un 3 contro 3 di nuovo. Non lo sanno i Misfits, questo è il problema più grosso. Ora sì. Adesso lo sanno, non lo sanno di Malrang. Irit qua, Irit. Estremamente basso in salute, Malrang si espone anche un po' troppo. Cercheranno un ingaggio su Vitio? No, lasciano perdere. Dopo quella che era stata un'azione metodica da parte di Irit, è arrivato un ingaggio da pazzo criminale. Profondità che voleva portare a casa la vita di Odoamne, ma non hai l'inventario per farlo. Inoltre stai giocando, è vero, contro Odoamne che aveva appena resettato di teletrasporto. Rimandarlo a casa è molto importante. Vorrebbero chiudere Trimby? Oh, Trimby. 4 auto fuori posizione, mi sa che regalerai primo sangue. Cerca di prendere il esplosivo, lo trova! È emerso adesso attraverso il muro. C'è ancora Odoamne lì presente. Non andranno per l'aggressione Odo, però ha perso tempo. Voleva preparare la doppia ondata di minion per evitare di subire un congelamento a parte Irit, ma... Oh oh, mi sa che lo subirà invece. Infatti arriva Malrang subito a intervenire, così che pusciano in gruppo. Zlatan sta fermando la giungla avversaria, spottano Malrang, Odo è già lì, flash buono. Ottimo. Buono da parte di Irit, perché è ancora al 5. Ci fosse stato l'ultimatum, avevi la possibilità di allontanare Trimby, negare quindi l'ancora per ingaggiare e poi portarti a uccidere Odoanne. Hai la fulgore per farlo, però adesso Trimby, che ormai è diventato il supporto della corsia superiore, aiuta Odo a pushare e il reset sarà gratuito. Questo è purtroppo il problema della corsia inferiore. Xayah, essendo da letalità e avendo optato per una lacrima, non ha potenziale di uccisione nei confronti di Aphelios, non può aggredirlo tranquillamente. E Aphelios ha un press di attack, quindi è ancora più rischioso provare ad aggredire bot side. Sì, molto dipende dall'utilizzo delle armi. Il fatto che Aphelios fosse lì però a livello 5 impensierisce tanto comp. C'è la profondità di Mercer e Zlatan, adesso che Mercer ha potuto tornare tranquillamente sulla corsia inferiore prima della rotazione di Trimby. Comp ha delle armi buone per debusciare l'ondata sotto torre, ma non ha il livello 6 per cercare di scongiurare un dive. Solo adesso la presenza di Trimby gli dà la sicurezza necessaria per tornare a farmare. Sanno inoltre dove stanno cercando profondità gli avversari. Malrang è lì, vorrebbe inserirsi su Mesa, che è ancora ha provato il tentativo di knock-up. Subito il flash difensivo per evitare il controingaggio. Arriva Trimby che sta letteralmente correndo in faccia di Sine. Dice: sai cosa? Grazie di vederci! Primo sangue che viene raccolto. Mersa subito dopo va a cadere. Almeno LeBlanc risponde con una kill su Trimby. Ma sono due kill contro una. Sì, è un 2-1 che va a favorire. E anche pesantemente i Rogue. Unica cosa, il primo sangue è finito sul supporto. Almeno hai collocato male le risorse extra di questo scambio. Ma Aphelios ne ha mangiato una ed è comodissimo adesso. Larsen, corsia centrale, si trova a giocare tra l'altro con la pioggia di Katia che si schianta sull'ondata. È stato molto bravo lì Vitio nello scambio meccanicamente. Ma rivediamo com'è andata. Profondità di giungla, Mersa, livello 3. Ancora un Rakan molto fragile. Trimby deve letteralmente camminare in faccia ai suoi avversari per portarsi a casa queste risorse. Va a chiudere Zlatan, riescono a trovare tra l'altro punizione, vince Malrang, lo smite fight. E Vitio almeno ne raccoglie una con la doppia distorsione offensiva. Te l'ho detto, quando vedo Vitio su questi campioni molto più egoisti nel prendersi le risorse, che possono andare giù a testa bassa e raccogliere kill, vedo i Misfits molto più sicuri e molto più confidenti in loro stessi nell'andare ad impostare questo tipo di azioni. Rogue che adesso vogliono cercare di prendere un po' di visione profonda, piazzano un lume di controllo con Trimby che sta aspettando che Aphelios torni in bot side o che qualcuno si esponga in mid lane per magari costringere Viti a giocare un attimo più al sicuro contro Larsen appena tornato in lane. Che situazione difficile. Sta giocando molto mappa LeBlanc, di nuovo la vedevamo spostarsi di fianco a Lee Sin in quello che è un pattern abbastanza tipico. Si lancia Kai'Sa. Larsen non ha la suprema, no, l'ha utilizzata precedentemente. Hai comunque fatto sprecare un po' di tempo a Mersa, che ora probabilmente dovrà resettare. Zlatan adesso
C'è pronto col calcio del dragone, brutta la tempistica, purtroppo ex ultimatum e alla fine si rigirano. Cataclisma, Odo, qualcosa devi fare, infatti flash in avanti, prova l'all-in ma non ce la farà. Zlatan ne raccoglie due, double kill per lui. GG Zlatan, qui Odo purtroppo non la migliore delle tempistiche, meccanicamente discutibile quello che abbiamo visto da parte sua. Non è riuscito a trovare gli spazi corretti e rivediamo l'azione, perché appunto Odo aveva il flash disponibile dall'inizio. Qui l'1-2, Malarang viene calciato, però comunque il flag and drag connette. Viene calciato, fuori. Larsen. Larsen è morto, da solo, in 1v1 contro Vitio. Perché? Come? Che cosa è successo? Anche perché voglio dire, Larsen poteva tranquillamente salvarsi da quell'azione. Con la aveva Suprema? La possibilità, non aveva ancora marchiato LeBlanc, quindi stava aspettando di dare un basic. Però poteva tranquillamente marchiarla con la W. LeBlanc era lì che stava cercando di chiudere le distanze. No, hanno pullato il Drake. Rogue? I Rogue stanno... I Rogue stanno correndo in faccia ai loro avversari, ma nel senso negativo del termine. Sì, Misfits hanno appena preso due kill facili e un capitalizzando drago su dei misplay meccanici anche abbastanza importanti da parte dei Rogue, degli errori di lettura gravi. E adesso LeBlanc 2-0 finalmente inizia a far sentire la sua presenza anche in corsia. Va detto che già stavano giocando in corsia centrale con il dislivello dato dalla kill su LeBlanc versus la kill su Nautilus in apertura del trade precedente. Rivediamo com'è andata l'azione. Larsen non sapeva di essere sotto visione. Non aveva neanche la W, infatti. Non aveva niente. E quindi qua... No, ok, never mind, l'aveva marchiato, poteva cercare lo scudo. Ha fatto scadere il marchio. Avresti perso Suprema e Flash forse addirittura per salvarti, quindi non ne valeva la pena. Era proprio convinto, ok, sarà andato via, per visto che non sta pushando. Non se lo aspettava dietro l'angolino, non si aspettava che avesse visione su di lui con quel lume di controllo. Già, Larsen alla fine però, te l'ho detto, lì misplay meccanico non la si può additare in altro modo. Finalmente i Misfits riescono a capitalizzare, finalmente i Rogue fanno degli errori. Forse eccesso di confidenza dato dal 2-0, forse il voler provare qualcosa di nuovo in questa Kai'Sa, quindi per adesso non avere ancora tutte le meccaniche ben rodate. Va anche detto però che con un vantaggio di due uccisioni, i Misfits siano in vantaggio di 500 gold. Non proprio il massimo. Ok che le risorse sono distribuite oltretutto su una LeBlanc e un Lee Sin, quindi non proprio una cosa migliore del mondo. LeBlanc sì, Lee Sin... Può andare male. E che di nuovo sta affrontando un tank jungler. Di nuovo la risposta di Malarang ai tentativi di aggressione dei Misfits. Ti ripeto, mi sorprende che non sia stata Volibear. Immagino che comunque tu volessi giocare Jarvan per gli steroidi sulla velocità d'attacco. E quindi se devi giocare col doppio tiratore, almeno lo fai con un campione che può sinergizzare meglio. Spottato Mersa. Non vanno in profondità, anche se sanno che non ci sia visione su di loro. Non vogliono rischiare di trovarsi con Vitio a prendere altre kill. Sono tutti lì i Misfits. Misfits che prenderanno questo messaggero della Landa indisturbati, con i Rogue che lasciano Felix bot side, prenderà placature, immagino abbia i Chakram per aver fatto questa scelta. Un classico arriva anche se senza Chakram, con Aphelios che comunque è un campione in grado di fare dei danni strutturali importanti. Sono già tre placature cadute sul quadrante inferiore, una gold lead importante. Neon adesso è immersa sulla corsia centrale, vogliono andare a contestare. E Trimby non ha tanta vita per lo scambio frontale. Mersa però non ha il livello 6 e quindi non possono forzare. Nodo qua che va ad aggredire Irith. Mamma mia i danni che sta scaricando. Sta aspettando per il rampino. Se avesse usato la martellata un attimo, un istante prima. Peccato. Voleva andare dopo, perdonami. Voleva andare a prevedere i tempi di scambio. Voleva andare ad intercettare Irith. Però comunque lo rimanda in base e questo va bene. Trimby è già a mezza salute, quindi qua cerca di controingaggio immediato. Zlatan, ottimo il calcio da parte sua, non riesce a lastettarlo. Trimby si salva per un soffio. Ottimo inserimento dei Misfits. Completamente annichilito. Si lancia inoltre Irith top adesso. Virtù della triade ti permette di uccidere e brutalizzare il tuo avversario abbastanza facilmente. Mamma mia. I Rogue purtroppo qua, facendo tutta una serie di errori, hanno regalato un bel vantaggio ai Misfits. Quelli sono adesso 2400 gol di vantaggio. E soprattutto sono le torri che iniziano a cadere. Il primo mattone che arriva sulla corsia inferiore, Larsen che non può fare altro che raccogliere questo messaggero, cercare un po' di farm dalla sua. Il vantaggio è anche marcato a favore di LeBlanc, che non solo ha quelle due kill ma non ha neanche perso farm nel frattempo. Corsia superiore, iniziano ad arrivare le solo kill finalmente da parte di Irith, che può impensierire la struttura grazie alla virtù della triade. Pressione sulle plate da parte di Vitio. Qui ci sono i Misfits che sono tornati su tutta la linea, finalmente sulla landa degli evocatori. Trimby qua che purtroppo si vede costretto a disingaggiare vedendo Zlatan immerso arrivare. Topside, Camille si è presa la torre 100-0. La virtù della triade è un oggetto interessante su Camille, senza ombra di dubbio.
Primo mattone, così. Secondo mattone. Già. Prima torre topside. Sulla sia centrale sto aspettando che si sposti Aphelios per vedere in totale quante placcature sono cadute, ma sono già almeno 12 le placcature cadute in questo early game. E questa è la differenza di Larsen, che può essere utile sulle sidelane e va in roaming, e Larsen che viene punito se prova a farlo. E Didio, a modo, che invece si sta muovendo per gestire molto la mappa, bene, sì. Che soprattutto ha questo ruolo da generale d'armata per i suoi compagni, perché comunque stiamo vedendo che i Misfits stanno giocando in maniera più convinta. Stiamo vedendo i Misfits cercare invasioni più aggressive, stiamo vedendo i Misfits spostare Mercer sulla mappa in funzione di scambi efficaci e non semplicemente facendogli perdere tempo mentre vedono le inversioni di priorità sulla corsia inferiore. Stiamo vedendo dei Misfits totalmente diversi dai game precedenti. Vorrebbe Mercer. Invece di ingaggiare lui c'è anche Odo, vorrebbe lanciarsi su Slatan, calcio il dragone, arriva un ottimo doppio knock-up, ultimo colpo Larsen, se vuoi trovare la kill è il momento, Cataclysma ne prende una Jarvan, la seconda purtroppo Nautilus, ed è anche lo shutdown, ouch. Sì, sei contento, hai preso le kill, ma hai dovuto usare un flash, un teletrasporto, un paio di supreme. Ed era un 5 contro 3, mentre i Misfits sono liberi di impostare quella che tanto agognavano, la 1-3-1. Una strategia per la quale stanno draftando dall'inizio della serie, ma che non avendo mai preso vantaggi in early game non erano mai riusciti efficacemente ad applicare. Finalmente è una strategia che sta dando i suoi frutti. Vedere Neon libero di continuare con un campione a bassa gittata a danneggiare la struttura di Basic in 1 contro 2 ti fa capire quanto abbiano sprecato per quelle kill i Rogue nel frattempo. E il fatto che una kill sia andata su Trimby è purtroppo una goccia che fa un po' traboccare tutti i vasi. Non volevi dare quello shutdown a Nautilus, hai bisogno di dare kill a Kai'Sai, hai bisogno di rimettere Larsen in partita. Finché una kill va su Malrang ci può anche stare per come è ingaggiato su bersagli a bassa salute col Cataclysm, ma l'altra su Nautilus è proprio mal allocata. Sono 750 gold che Trimby purtroppo sta sgraffignando al resto della sua squadra. Adesso sul secondo drago i Misfits vanno a raccogliere il vantaggio elementale di due draghi e scoprono anche quale landa sarà. Larsen ha grito. E quelli di Dio! Sì, bello, eh? Bello essere Kai'Sai contro Camille. Proprio grande. Bello giocare contro Camille quando Camille non è 0-7, soprattutto. Nella partita precedente il piano di gioco dei Rogue per impedire che questo si verificasse ha dato i suoi frutti. In questa partita questo si è verificato e adesso ne pagano dazio. Viene aggredita la struttura interna, viene portata a casa la struttura interna. I Misfits, controllo totale di due quadranti di mappa con un'allocazione delle risorse anche sempre più metodica. Girit che adesso continuerà a mantenere la pressione alta. Se rimandi Larsen topside, letteralmente stai regalando. Stai imboccando Irit. Infatti devono andarci in due almeno. Ok, c'è anche Nautilus e Camille decide di lasciar perdere prontamente. Dopo sta arrivando ping di copertura adesso su Camille. Viene bloccato il suo recall. E adesso è stato anche spottato. Suprema da parte di Nautilus. Prende più tempo possibile, arrivano gli inserimenti, Larsen in profondità, grazie alla Suprema, Cataclisma di Jarvan, Ex è ultimato per prendere più tempo possibile, e alla fine si salva, grazie al sorvegliante e la cura di Rakan! Grande, grande inserimento qui da parte di Mercer. Irith va anche a prendersi un largo granchio che non si sa mai, Supreme che volano via, e la testa di Irith stavolta rimane attaccata al resto del corpo. Vanno in assedio adesso sulla corsia centrale, di nuovo con tutte quelle risorse che scompaiono, una Xayah liberissima di continuare ad assediare grazie al suo tumulto di piume, ha tutto disponibile, flash guarigione, non è una Xayah che per quanto possa prendere danni rischia di essere uccisa dagli avversari. Mercer trova il knock-up, il follow-up immediato a parte di Vitio, e qua punisci bene le rotazioni, la visione profonda c'è e questo è quello che riesce a fare quando sei in vantaggio. Zlatan, calcio del dragone magnifico con Neon che decide di tankarsi la struttura, non proprio il massimo, ma il tumulto di piume. Ti prendi la torre, quindi ulteriore vantaggio monetario, siamo a 6100 gold. Questa è la prima partita che i Misfits giocano, finalmente. Ed è una partita che ci fa vedere che cosa i Misfits avrebbero voluto fare finora. È una partita che ci porta effettivamente ad avere dei Misfits comunque su una strategia abbastanza simile a quella dei game precedenti, ma finalmente con Vitio che ha delle responsabilità individuali. Il fatto che Vitio si sia trovato a giocare a una fase di corsia comoda dopo quello scambio in giungla avversaria, il fatto che Kai'Sai non sia un fattore al momento perché Kai'Sai l'abbiamo assimilata a Corki, ha bisogno di oggetti per far danno. Kai'Sai viene giocata ormai da potere magico, quindi quello che vedete sarà un eco di Luden sulla corsia centrale. Hai bisogno di chiudere la muramana, hai bisogno di chiudere il Luden e hai bisogno almeno di un altro oggetto per la penetrazione magica prima di essere quella macchina d'assedio da gittata. Il problema è che Malrang può minacciare quanto vuole di ingaggiare su Irith, ma è una Camille. Quindi sì, semplicemente srampina via, ha ancora il flash, ex ultimatum.
I rogue devono pregare di poter far male gratis. I rogue per adesso si stanno chiudendo a Tartaruga, che è una cosa che sanno fare abbastanza bene. Continuano ad accumulare risorse, ne stanno andando da Felios, a Felios che però nuovamente è una Felios che dovrà scalare sulla sua build sicura. Stai giocando contro un assassino, quindi hai bisogno di oggetti come Bramasangue e Tempesta Impetuosa, ed è una Felios che deve pregare che un altro quarto d'ora passi in questa partita senza che le proprie torri crollino. Non è facile trovare un quarto d'ora adesso, con lo stato di partita dei Misfits, che in quella che potremmo di nuovo definire una simil Sinner comp, stanno comunque giocando con un vantaggio massiccio. Misfits che si prendono il controllo della giungla, Larsen che comincia a spammare liberamente le sue W, e questo è quello che può fare. Per ora però sta arrivando su un Rakan a livello 8, quello è quello che vorrebbe fare Larsen più avanti nella partita, anche su bersagli un po' più coriacei. Il problema è che quei bersagli hanno dei livelli in più e hanno degli inventari un po' più tozzi di quello di Mercer. Arriva la Suprema, ma solo per zonare. Qua la struttura interna verrà conquistata e condivisa da parte di Misfits, che comunque hanno un vantaggio monetario sufficiente per potersi permettere questa tipologia di condivisioni. Pomp che raccoglierà adesso questa uccisione su messaggero, che sono 25 gold. Trimby, tentativo di ingaggio folle questo. Sapevi che erano tutti lì. Mercer sta continuando a mangiarsi un paio di cercatori del vuoto, ma tra l'altro stavo guardando 125 di potere magico, quindi teoricamente Larsen, mamma mia. Sì, è una LeBlanc con tre oggetti a penetrazione magica contro campioni che non hanno resistenza magica. È una LeBlanc 4-0. È una LeBlanc che fa sentire in maniera anche abbastanza chiara il perché gli avversari non siano autorizzati a presentarsi all'appello. Irith ci prova su Malrang. Buon lockdown. Ex, ecco, ultimatum immediato. Cataclisma a parte di Jarvan. Irith è 2-1-2 a un'idra famelica, quindi è abbastanza facile per lui uccidere un Jarvan così. Barone Nashor conquistato. E se prima parlavamo che i Rogue stessero dominando totalmente, questa è una partita che stanno giocando solo i Misfits. Dopo che i Rogue hanno fatto quei 2-3 errori fondamentali, gli è costato tutto. Tutto. E finalmente vediamo i Misfits sul tabellone, perché vedere una serie monodimensionale È rimasto un po' troppo a lungo pur di prendersi quella struttura esterna. Oltretutto cerca di prendere la vita immersa, ma nulla da fare, è arrivato Irith e si è raccolto un'altra kill. 3-1-2 adesso, killing spree per lui. Ricordiamo che prima purtroppo non ne aveva raccolte nello scambio di uccisioni sulla corsia superiore, dove era stato Lee Sin a trovare una doppia. Lee Sin che adesso chiude sulla danza della morte, quindi è ancora più difficile avere ragione della sua barra degli HP. È sempre terrificante vedere una Camille che trova fuori posizione un Jace e ci sono quei due livelli di differenza, gli oggetti di differenza, e sembra di guardare letteralmente un assassino contro una di carry. Sì, beh, oddio, dipende dal momento di riferimento in cui ti trovi, perché ci sono stati alcuni periodi su League of Legends dove gli assassini non cercavano spesso gli 1v1 contro gli AD carry. Ma per là di questo piccolo dettaglio è il ribaltarsi della situazione nella partita precedente, è il vedere i Rogue non liberi di giocare l'early game. Oh, Trimby che purtroppo non trova l'ingaggio su Mercer. Questo sarà struttura con Aphelios che prova, riesce anche a danneggiare abbastanza pesantemente sia Neon che Mercer. Però non abbastanza da disincentivarli da rimanere in zona. Neon non ha neanche dovuto premere la Suprema. Continua a curarsi grazie a rubavita globale offertogli dall'Eclissi. E nel frattempo abbiamo Vitio che cancella le ondate con le sue distorsioni, che preme con i minion potenziati alla mano del barone. E Zlatan lì a fare da generale all'interno della base avversaria. Parlavamo di quei 15 minuti senza vedere le proprie strutture crollare. Ne sono passati 3 e mezzo. Inibitore conquistato bot side, si sposteranno adesso sulla corsia centrale. Comp, se si espone un minimo di più è proprio un facile ingaggio per Vitio. 1, 2, 3. Calla! Non ho neanche avuto il tempo di dirlo. Calcio del dragone e isoli anche Trimby. Qua i Rogue hanno detto, vabbè ragazzi, go next. Abbiamo fatto troppi errori in early e ci è costato caro. Misfits sono stati molto bravi a sfruttarli però questi errori. Poteva essere un game in cui potevano accasciarsi e semplicemente aspettare che finisse il tutto dopo i due game iniziali. Invece non è stato così. Qua Marrak disperatamente si lancia in avanti, ma viene cancellato con uno schiocco di dita l'esistenza. Larsen non fa danno e non mi aspetto niente di meno. Con Vitio così in vantaggio poi buona fortuna. 6-0-3 LeBlanc, ormai letteralmente ingestibile. Si va a chiudere. 23 minuti. I Misfits vogliono regalarci in 23 minuti quella che è la prima partita verso la rimonta, quella che è finalmente una serie. 2-1. E questo è il primo step per i Misfits per provare a recuperare, provare a portarci magari a Silver Scrapes. Sarà davvero così?
Vedremo, vedremo, perché comunque finalmente i Misfits hanno di che sorridere alla fine di una partita. Buono il reset, capitalizzando anche sul cambiamento di intenzioni dei Rogue, che forse non avevano neanche così bisogno di cambiare le loro intenzioni. I Rogue, squadra che vince non si cambia, non è un piano al quale decidono di attenersi. Nella partita precedente erano riusciti a vanificare l'impatto di quelli Sin grazie a Volibear, erano riusciti a dare una top lane vincente al loro Jace per impedire a Camille di entrare in gioco. Stavolta non è stato così, la musica è stata molto 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 diversa. Lee Sin ovviamente molto più libero di muoversi in early game contro un campione come Jarvan, che comunque, trattandosi di un Jarvan tank, non ha dei primi spike offensivi massicci. E in questo abbiamo visto finalmente quello che succede non solo nella mid lane, ma in tutta la squadra dei Misfits quando Vitio gioca un campione dei suoi. Sì, assolutamente vero. Perché con Larsen che giocava Kai'Sa'i, quindi l'idea era: ok, devo farmare, non posso contribuire più di tanto nei primi teamfight, nelle prime schermaglie. Non posso nemmeno avvicinarmi, perché comunque sono una di carry immobile, fragile, che è facile da uccidere. Abbiamo visto quando è riuscito Vitio da solo a trovare la solo kill, semplicemente perché aveva piazzato un lume. C'era un lume di controllo sul fiume, Larsen non lo sapeva ed è ci ha passeggiato sopra. Di conseguenza LeBlanc sfrutta quel momento, perché dice: la tempistica è questa, 3-2-1, si lancia in avanti con la distorsione, trova la catena, trova la seconda. Facile. Però ho dato l'impressione proprio di quella prima Ahri giocata in campionato, nel senso che comunque quelle kill sono arrivate anche con dei misplay meccanici abbastanza marcati, specialmente quello sulla solo kill nella mid lane, che ha dato il là ad una corsia incontestabile per LeBlanc. Abbiamo sottolineato che Kai'Sa non soffre kill potential da LeBlanc, salvo non vada a commettere errori meccanici. In questo caso un errore meccanico ti costa la vita, perché comunque un matchup molto fragile, sei un tiratore contro un assassino. In questo LeBlanc è stata libera anche di muoversi sulla mappa molto più di Kai'Sa, perché Kai'Sa è molto una sitting duck in questo caso, hai bisogno di lasciarla lì in corsia centrale, hai bisogno che sia libera di farmare le sue risorse. E purtroppo Larsen, allora, più che dire Larsen non è Faker, Malrang non è Honor e Comp non è Gumayushi, perché comunque Kai'Sa è un campione che ha una funzione molto ausiliare all'interno della propria composizione. Perché prima ho definito Kai'Sa simile a Corki sulla corsia centrale? Perché Kai'Sa P è un mago d'artiglieria, è un campione che da una gittata non accessibile e non visibile continua a proiettare a Rass per permettere poi ai propri campioni di lavorare. Puoi lavorare in assedio se hai Jace, puoi lavorare in teamfight se hai Aphelios. La draft era completa, ma il problema è che senza early game non è una draft che puoi giocare. Terza volta che ripetiamo questa frase alla fine di una partita. E questo purtroppo costa caro ai Rogue, che adesso devono affrontare un altro match per portarsi alla vittoria, che sia sul 3-1, oppure addirittura due match, perché se i Misfits mantengono questo ritmo e questo modo di giocare, rendendosi conto di quello che erano i problemi precedenti, dici: ok, abbiamo bloccato una falla, blocchiamo la seconda, se al terzo game funziona e continui a fare la stessa identica cosa, continui a bloccare i problemi, dopo un po' i Rogue sono quelli che si trovano in difficoltà e non i Misfits. Beh, questo ovviamente è una proiezione mentale sul lungo andare, dove anche i Rogue si sono dimostrati in passato purtroppo non così resilienti come avrebbero voluto. Mi viene in mente il reverse sweep per mano dei Mad Lions proprio sulla finale dello Spring 2021. Mi viene in mente comunque che questi Rogue adesso, ok, hanno avuto questa battuta di arresto, bisogna anche capire come interpretarla. Hanno provato a giocare questa Kai'Sa in corsia centrale, non ha funzionato. Quando lo provi sul 2-0 è una cosa che puoi permetterti di fare. Quindi comunque vedo, ecco, la prospettiva è questa. Vedo il reset mentale dei Rogue dopo questa partita più semplice del reset mentale dei Misfits dopo le due precedenti. Quello sì, assolutamente. Proprio un vabbè, raga, abbiamo provato cose, è andata male, vediamo di resettare e provare qualcosa di diverso. E a breve scopriremo anche su quale lato della mappa andranno a giocare i Rogue, perché saranno i Rogue a decidere adesso che cosa, quale dei due lati scegliere. Esatto, questo permetterà loro di ricacciare i Misfits in red side, quindi magari mettere le mani su qualche draft un po' più su cosa. Consideriamo che i Misfits comunque si sono trovati a bannare per due volte consecutive Caitlyn dal loro lato blu addirittura, quindi vediamo se vorranno riproporre lo stesso lato di draft e come questo andrà a configurarsi soprattutto per i Rogue a livello di banface. Perché qui, beh, di Odo ci ha messo veramente una vita a rientrare in quel cataclisma. Non aveva cooldown oltretutto e quindi era tipo: entro, non rientro. Purtroppo ce la fanno proprio a rivedere. Vedi, Odo ha usato tutti i cooldown adesso, tutti. Non aveva niente. E qui purtroppo Odo ci ha messo veramente una vita a entrare in quel cataclisma. Questo, come dicevamo, è stato la fine di tutto, perché poi è più o meno quello che è successo in mid lane, no? Il campione che non deve prendere risorse ha preso risorse.
Rogue Blue Side ci viene confermato in questo momento dalla regia. E sì, voglio dire, è stata una partita finché non lo è più stata per i Rogue. Guarda qui queste azioni, comunque anche le migliori risposte dei Rogue non avevano veramente una collocazione. Larsen non ne ha preso kill, Larsen continuava a girarsi avanti e indietro. Kai'Sa, nella sua forma più moderna, non è un campione con tanta velocità d'attacco. È chiusa la finestra della pioggia di lame, non se ne aprono altre. Stavolta il grafico dei danni sulla topside è nettamente diverso. Ed è qui che torniamo al discorso di prima. Non puoi far pesare troppo sulle spalle dei giocatori quando vedi dei grafici come quelli della partita di prima. Perché guarda qui, sono gli stessi due campioni, è lo stesso matchup. Guarda quanto cambia quando hai Vitio libero di giocare la mappa, quando hai Zlatan libero di giocare la mappa. Lo stato della partita è totalmente diverso e quindi la tua mid lane è più tranquilla, la tua bot lane è più tranquilla. Raccogliendo sempre più risorse, ormai la fase di snowball da parte di Misfits era totale. Cioè, hai preso la prima torre bot con tutte le placcature, la torre top con tutte le placcature, mid lane hai preso tre placcature della tua. Se te ne esci nei primi 14 minuti di partita con 13 placche, sono 2080 gol di vantaggio solo quelli. Lo vedete molto chiaramente. Tra il decimo e il ventesimo minuto c'è un'impennata chiarissima di gold con delle linee rette. E quelle linee rette sono proprio le testate del messaggero botside. Le vedete attorno al tredicesimo minuto, perché comunque è tutto arrivato tra il tredicesimo e il quattordicesimo. Quindi anche una selection dei tempi di partita molto buona da parte dei Misfits. Non è solo un hanno snobbolato perché hanno perso le risorse. Sono stati intelligenti nello scegliere quando e dove andarle a prendere, abusando anche dei tempi di reset avversari e punendo il wave management che hanno provato a riproporre per via dei matchup simili. E adesso i Rogue quindi saranno all'inseguimento. Saranno all'inseguimento al blue side, quindi la draft immagino che cambierà, ma non penso tornerà verso la prima tipologia di draft che hanno proposto. Oddio! Però oddio, sarebbe la soluzione più semplice ed efficace da eseguire. Esatto. Vedremo, signore e signori. Noi ci prendiamo una breve pausa e torniamo fra poco per il quarto e forse ultimo game di questa serie.